È stato presentato questa mattina nella sede della città metropolitana di Napoli l'albo dei forum dei giovani dei comuni del territorio metropolitano. Sono 27 per ora i forum che si sono registrati presso l'albo istituito a Palazzo Matteotti. Grazie all'attivazione dell'albo, questa mattina è stato istituito anche il forum dei giovani della città metropolitana, organismo previsto dall'articolo 14 dello statuto dell'ente e composto dai delegati dei forum dei comuni, cui è demandato il compito di affiancare le strutture amministrative della città metropolitana in una strategia di informazione, comunicazione e partecipazione sulle tematiche attinenti alla condizione giovanile ed ora, dopo l'emergenza sanitaria da Covid-19, anche di recupero e prevenzione del disagio giovanile. Un traguardo importante, perché la collaborazione oggi tra i giovani non è cosa semplice, soprattutto metterli insieme e soprattutto trovare tanta passione e tanto spirito di collaborazione tra diverse entità, da diverse esigenze territoriali, quindi davvero un grande risultato. Il forum sarà chiamato ad offrire un contributo sugli atti della città metropolitana, con riferimento agli indirizzi che incidono sulla condizione e sulle attività giovanili, favorendo il raccordo tra le aggregazioni dei giovani e le istituzioni locali e promuovendo progetti, iniziative, ricerche, incontri, dibattiti sui temi indicati. Un supporto importante. Un supporto fondamentale, perché i giovani rappresentano il futuro, rappresentano quelle che sono le problematiche vere dei territori, quelle che ormai noi adulti forse abbiamo un po' preso sotto gamba perché appiattiti dalla politica di ogni giorno. Giovani come antenne sul territorio, capaci di intercettare bisogni e proporre soluzioni. Noi abbiamo bisogno di conoscere il territorio, di sapere quali sono i suoi bisogni, di fare in modo che si sburocratizzi. I giovani possono portare quell'elemento di nuovo, di realtà, di bisogni del territorio, li possono portare all'interno delle istituzioni. Nel corso dell'incontro i giovani delegati hanno deciso che l'albo resti aperto ed hanno proposto che la prima assemblea del forum, nella quale saranno eletti gli organi e le cariche sociali, si tenga entro il prossimo settembre. Prima di tutto ci sentiamo di ringraziare la città metropolitana e le istituzioni tutte che hanno partecipato a questo momento. Il nostro obiettivo è quello di radicarci sempre di più a livello territoriale, di promuovere il radicamento di altri forum. Tra l'altro abbiamo anche formulato delle proposte iniziali che chiaramente dovranno essere successivamente elaborate, che riguardano le scuole, l'analisi dei bisogni presso i ragazzi della città metropolitana, capire un po' tutte quelle che sono le esigenze della popolazione giovanile, allo scopo poi di costruire delle iniziative e degli eventi che possano nella maniera più radicata possibile coinvolgere la popolazione giovanile. Abbiamo tanta voglia di lavorare, abbiamo intenzione di lanciarci nella mischia nel mese di settembre, quindi attendiamo con ansia che venga indetta la prima riunione, quella per l'elezione degli organi e per la costituzione del forum, per poi iniziare a lavorare da subito. A coordinare i lavori di oggi il dirigente della direzione supporto organi istituzionali, Maurizio Bertolotto. Io sostengo più da cittadino che da dirigente che non è che voi abbiate bisogno della politica, ma è la politica che ha bisogno di voi. È bello, ha affermato il sindaco metropolitano Luigi De Magistris, vedere oggi la città metropolitana piena di giovani che con tanta energia ed entusiasmo vogliono camminare insieme a noi nella missione che ci siamo assunti, quella di cambiare l'area metropolitana. Noi abbiamo voluto con forza il loro contributo, prima prevedendo l'istituzione del forum quando abbiamo scritto lo statuto e successivamente compiendo tutti gli atti esecutivi affinché l'organismo prendesse vita. Vedere la voglia di questi giovani qua oggi testimonia la bontà di quella scelta e riempie di orgoglio. Siamo pronti a coinvolgerli in tutte le materie di loro interesse, ha concluso il sindaco, e fin anche sul bilancio, l'atto fondamentale dell'ente. Nello statuto abbiamo infatti inserito che anche il bilancio fosse sottoposto al vaglio del forum dei giovani della città metropolitana.